Buongiorno gente, oggi grande giornata. Sarò breve e conciso perché c'è un gran traffico a quest'ora. Non sono abituato a uscire a quest'ora. È mattina presto, non ho dormito un cavolo, sono devastato dopo la partita a palle di ieri e l'allenamento del frisbee. Ma sono anche super euforico perché questa mattina, traffico permettendo, si va a togliere l'apparecchio. Questo bambino qua se ne sta per andare. Hey hey, io sono Nels, sono il cantante di una band che si chiama Rovere e sono membro del team di Space Valley, un talk show spara laser su YouTube. Nel tempo libero sono un nerd tendente alla pigrizia, ma insieme a voi provo anche a fare cose. Dopo un anno e mezzo, una roba del genere, non mi ricordo. Potete andare a controllare perché c'è il video dove mi metto l'apparecchio, quindi guardate quando l'ho messo. Ebbene sì, gente, oggi il cerchio si chiude. Ma ora andiamo che è tardi. Presto che è tardi. Ci ho messo 40 minuti per il traffico. Sono leggermente in ritardo, ma non dovrebbe essere un problema. Però cavolini, 40 minuti mi sembra esagerato. Siamo pur sempre a Bologna. Comunque non so se sono pronto a salutare l'apparecchio, perché certo è un grande risultato, è un grande traguardo. Ho cambiato una quantità di mascherine folle che tra l'altro ho conservato, quindi poi vi faccio vedere quante. È stato un po' uno sbatti, però mi ci sono quasi affezionato. Cioè mi piace mettere le mascherine, togliere le mascherine, pulire le mascherine. Mi fanno stare bene, sto quasi meglio quando le ho addosso rispetto a quando non le ho. Mi mancherete mascherine, ormai siamo diventati amici. Amici per la pelle, anzi, amici per i denti. Ah, in realtà, piccola premessa da fare prima di montarci le aspettative è che penso sia la terza volta che vengo qui dal dentista, da Niki, convinto di togliere l'apparecchio e in realtà non avevo capito niente ed era solo una visita e non l'ho tolto. Quindi potrei aver fatto tutta questa premessa per niente. Potrei uscire da... C'è la realistica possibilità che io esca dal dentista ancora con l'apparecchio. Vediamo. Ciao. Non siamo in diretta. No, non siamo ancora in diretta. No, no, sono ignorante. Non andiamo mai in diretta. Tranquilla. Fare delle gaffe pazzesche. Esatto. Allora, Niki, già prima messo che questo? Mi si montino troppo le aspettative, oggi togliamo. Allora, di solito è così. Sì, togliamo. Perché è la terza volta che vengo che penso che togliamo e non togliamo. Hai fatto un po' così ogni tanto. No, oggi togliamo. Yeah. Allora, ragazzi, ho voto al paziente. Non mi capite? Ho dato un voto al paziente. Ha un voto al paziente. Voto al paziente. A 1 a 10. 8. Poi 8. 10. 9 e mezzo. C'è margine per migliorare. A dopo. Wow, sono un uomo libero. Sono senza apparecchio. Che svolta. No, cancellate il fatto che mi potessero mancare. Non mi mancano. In realtà continuerò a portare una mascherina la notte sopra, perché già la portavo prima di iniziare a usare queste mascherine correttive, perché digrigno i denti, mi sveglio col mal di testa, un casino. Per cui perfetto per quello, perché l'avrei dovuta portare comunque. In più mi tiene i denti lì. Mentre sotto, non so se si vede, però una stanghetta di ferro che me li tiene fissi. Si poteva mettere anche sopra, ma mi ha detto che poi parlare è un po' un casino. Quindi dato che devo parlare nei video, devo cantare, preferisce, soprattutto perché io già la porto di notte di solito per non digrignare, fare filo sotto e mascherina sopra. E ci siamo. Va che dentini. Anche sotto, che mi hanno sempre fatto schifo i miei denti sotto, adesso sono abbastanza carini. Abbiamo fatto quello che si poteva fare, non è che si potevano fare miracoli. Però comunque sono molto soddisfatto. Adesso parlerò sempre così. Nelson, una foto per favore. Certo. No, non succederà. Tra l'altro mi ha fatto fare delle foto, perché poi fa i vari post, gli servono tenere le foto dei denti che sistema, e mi ha detto di sorridere. E poi ne abbiamo parlato perché non so sorridere. Cioè sono così poco abituato a sorridere in foto plasticamente, diciamo in maniera impostata, dato che non l'ho mai fatto per mia volontà. Magari ridevo perché mi veniva da ridere, ma se devo mettermi così non so farlo bene in foto e mi mette a disagio. Più che altro, cioè sento proprio ancora a disagio, perché per nascondere i denti non l'ho mai fatto. Ho sempre imparato, mi sono sempre sforzato di sorridere così. Cioè non credo voi possiate trovare praticamente nessuna foto del mio repertorio di foto dove sto ridendo con i denti. E quindi ho fatto fatichissimo a fare quelle foto. Me ne abbiamo un attimo parlato perché ci ho scherzato sopra, perché ero tutto tipo non sapevo cosa fare. E mi ha dato il permesso adesso di sorridere perché ho dei dentini decenti che non mi fanno più vergognare, perché è sempre stato una mia fissa. Non erano terribili magari, ma era una mia fissa, non mi andava giù. E comunque ridendo e scherzando, la situazione prima era questa e adesso è questa. Cioè, mi sembra che ci sia stato un discreto cambiamento. Comunque ora, volo a Space Valley, che oggi registriamo un video. E stasera, sempre insieme a loro, andiamo a Milano, perché c'è un evento. Noi non andiamo quasi mai agli eventi, ma questo ci ha convinto per quanto sembra figo, a cui non possiamo mancare. La prima di una serie TV che aspettiamo da tantissimo tempo, legata al mondo dei videogiochi. La prima di Fallout, la nuova serie di Prime Video. Mamma mia, che hype. Per farci muovere il culo e farci andare a Milano per un evento ce ne vuole, eh? E questo ci è riuscito.
Oh, buongiorno, andiamo a pranzo? Ciao ragazzi, ciao. Andiamo a pranzo? Grande, ciao. Questo è il tuo telefono? Ero al telefono qui sotto, non mi sentivate? Dai, faccio in pace, va bene. Vemo che pranzetto. Panna, salsiccia, rucola. Questo non ho idea di cosa sia, ma sembra buono. Dulcis in fondo, una bella tenerina. Buon appetito ragazzi. Grazie. Vince il premio, piatto sano. Frank, direi. Ma fanno questo gioco, vi consiglio di seguirlo. Dov'è che lo fate? Per gli abbonati al canale Twitch di Spacebar. Ok, dove praticamente fanno una foto a tutti i vassoi ogni volta che si viene a mangiare e la gente deve indovinare di chi è quale. Chissà se oggi indovinano qual è il mio. Ci metti in aggiornato sui voti, per favore. Sì. Voglio vedere se mi beccano. Va bene. Ragazzi, si torna nella valle a fare la storia di YouTube. La storia? La storia? La storia. La storia. Storia è il paese universo fantasy. No, è un posto in America. È un posto in America. Secondo me è però anche un paese fantasy. Secondo me siete tutti dei coglioni. Vediamo se siamo d'accordo, Cesi. Se dovessimo essere Mario e Luigi, chi di noi sarebbe Mario e chi di noi sarebbe Luigi? Io Luigi. No, io Luigi. No. Ecco, tra io Luigi. Luigi. Cioè. Luigi Mario. Io Luigi, lui Mario. 100%. Totale. 100%. Anche perché Luigi è però... pauroso. Cioè, poi anche a livello di forme uno sì. È più e uno è più mi piacciono gli arrampichi sugli specchi. L'unica cosa che non capisco è perché è proprio Nick Todd. Io sono Yoshi. No, lui è Yoshi, tu sei Todd. Io sono Todd. Sì. Tu sei Wario. Tu sei Yoshi, Wario. Nick. Tale Yoshi. Non con la maglietta. Fammi una bella ripresa. Fai vedere quanto sono diventato grosso. Così va bene. Porca vacca. Ma non nella maglietta, quando la riponi la metti in mezzo alle braghe. Che cosa? La telecamera, dico. Gli ho detto, non pulire con la maglietta. Ma no, a parte che stai dicendo una menzogna, non capisco perché devi dire delle bugie. Poi un'altra questione è che stava pulendo una lente che costa un sacco di soldi con la maglietta che la riga. Ah. Ma, oh, proprio da te non me la... Vado a sputare sul tuo computer? No. Sì, no, vado a sputarti sul computer. No, resta lì. Dov'è il tuo Mac? Dov'è? No. Vieni con me. C'è un problema, gente. Google Maps dice che ci vogliono 4 ore e mezza ad arrivare a destinazione Bologna-Milano, mentre ci dovrebbero volere 2 ore e mezza. E noi con 2 ore e mezza arriviamo precisi. In 4 ore, decisamente no. Quindi, il problema è che Maps segna così. Waze segna invece che ci vogliono 2 ore e mezza. Mi sarebbe perfetto. Non so se convenga tornare a casa e basta, oppure rischiarla e sperare che abbia ragione Waze, che sappia delle cose che Maps non sa, ma è più probabile il contrario. Quindi, boh, mi sa che proviamo. Vediamo se troviamo un incidente in autostrada. Se troviamo un incidente in autostrada, ci faremo un po' di coda e alla prima uscita torneremo a casa. La tentiamo e vediamo. Arrivate a Milano con un bel tempo tipico milanese. Let's go. Devo mettermi la camicia che rovina un po' il mio fit, perché mi sono sbrodolato tutta la maglietta con la Coca-Cola. Ben abbottonata in modo che non si veda che sono uno sbrodolone. Eccoci nella uggiosa Milano. Ce l'abbiamo circa fatta, nel senso che sono adesso le 7.35. L'evento apre alle 7.15, quindi è già aperto, però inizia ufficialmente verso le 8. Quindi dovremmo farcela. Però tirati. E anche belli abbottonati. Abbiamo comunque lasciato la macchina in un parcheggio che è a 3 minuti dal cinema dell'evento, quindi comodi. Da che parte è? Dobbiamo attraversare qua sinistra. Però ci siamo? Ci fa riandare a sinistra. Oh, dobbiamo arrivare circa laggiù. Credo sia lo stesso cinema dove venni, sempre documentato in vlog, all'evento al cinema di Pietro Morello. Penso sia lo stesso, non ricordo male. Questo qui. Chissà se ci sarà qualcuno che conosco. Comunque vi dico, ho la telecamera che è completamente fradicia, quindi se non si sente non si vede è colpa della pioggia, è colpa di Milano. Un sacco di gente. Wow, che figata. Questo è il bigliettino dopo per entrare dentro la sala per la prima. C'è un sacco di gente anche al piano di sopra. Attesa di entrare a vedere full out, la puntata, le puntate. Non ne ho idea. Non ho assolutamente voglia di fare la fila per fare la foto. Ci vedere così, immaginatemi lì di fianco, grazie. Molto felice di vedere che c'è qualche gadget per noi sulla poltrona. Pronti per Fall Out. La sala inizia a riempirsi, c'è veramente un botto di gente. Mi sa che il bagno è occupato. Devo dire, figo. Abbiamo visto 2 episodi, sono già usciti su Prime Video, quindi guardateli anche voi e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, soprattutto se avete giocato il videogioco. Per me, bello. Non troppo fan service, godibile un po' per tutti, bello, bello. Tra l'altro ho incontrato un sacco di amici, colleghi che non vedevo da un sacco di tempo e quindi mi ha fatto piacere. È stata una bella serata, ma ora dobbiamo tornare a Bologna. Infatti, tutti voi che mi avete visto lì, state guardando questo video, a un certo punto non mi avete più visto, non vi ho salutati, è che abbiamo 2 ore e mezza da fare per tornare a casa e sono le 11:15. Quindi dobbiamo andare. Ma è stato un piacere. Ribecchiamoci presto. Prima di partire però vi faccio vedere che cosa ci è andato. È andato una tote bag con il Pip-Boy, con all'interno, vabbè, il biglietto, dell'acqua di Fallout. Tra l'altro ho visto che Sespo, maledetto, all'evento di Londra si è beccato una borraccia bellissima, te la invidio molto. E una maglietta con i protagonisti della serie. Nice.
Arrivati, sani e salvi. Sono devastato. E domani comunque bisogna svegliarsi relativamente presto, che si va a macinare Space Valley. Quindi, mo dormo, sulle 2 passa. Buonanotte. Mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciate un bel mi piace che mi aiuta veramente tanto. Sono così stanco che ho sbagliato la citazione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E mi raccomando, fate dei sogni d'oro. Buonanotte. We'll be right back.